Si parte dai dati, pure preoccupanti. Il primo è una percentuale, 0,18%, quella dei bitontini che usa la bicicletta e o altri mezzi sostenibili. Il secondo è un numero, 34.000, le vetture immatricolate in città, più di una a famiglia. Occorre cambiare allora un abitonto che fatica ad abbracciare la mobilità sostenibile. Anche per questo, allora, riesco a spuntare una velostazione alla stazione centrale e per la quale si ribusserà alla regione. Un'idea progettuale di realizzazione di una velostazione all'interno della stazione centrale, nell'area, diciamo, compresa tra le due aiole a verde esistenti sulla fascia di marciapiede parallelo ai binari stessi. È un progetto, diciamo, innovativo che va nella direzione della mobilità sostenibile, consentirà di ospitare circa 52 bici, oltre anche alla bici di qualsiasi natura, oltre anche alla possibilità di ricoverare lì delle bici elettriche ed avere anche la possibilità di una ricarica immediata. L'idea è vecchia da almeno un paio d'anni, ma dopo una iniziale bocciatura ora viene ripresentata e rimodulata. Non sarà sola, però, sia perché fa parte di una nuova idea di città smart e sempre più sostenibile, vedi piani di mobilità e di energia sostenibile, sia perché non dovrebbe essere la sola a sorgere in città. Il primo passaggio, adesso, è richiedere il finanziamento regionale entro il 22 dicembre.